Allora, benvenuti alla 36esima e ultima sessione di questa edizione di Asita. Il tema di questa sessione è la geomatica forestale e il monitoraggio della vegetazione. Chiedo una conferma, informazione di servizio per il terzo intervento. È arrivato qualcuno o no? No? Allora, procederei con il primo intervento, lascerò subito la parola, poi 2 minuti di discussione e eventuali domande. La prima presentazione è il monitoraggio del ciclo fenologico della vegetazione attraverso l'impiego di immagini webcam. E viene a presentare il dottor Giulita. Buongiorno a tutti. Il titolo di questa presentazione, di questo contributo ad Asita, è il monitoraggio appunto del ciclo fenologico della vegetazione attraverso l'impiego di immagini webcam. Innanzitutto, cos'è la fenologia? A livello scientifico è comunemente accettata questa definizione in cui la fenologia viene descritta come la scienza che si occupa di comprendere la variabilità degli eventi biologici, con particolare attenzione rivolta alla relazione esistente tra tali eventi e i differenti fattori abiotici e biotici che li influenzano. Di conseguenza è stato riconosciuto come un ottimo indicatore biologico in grado di quantificare gli effetti del riscaldamento climatico e di valutarne quindi la variabilità interannuale. A conferma di ciò è stato inserito come un ottimo indicatore incluso nel rapporto 2007 dell'IPCC. Con particolare riferimento a questo studio, gli obiettivi sono stati valutare l'impiego di una nuova strumentazione, quali le immagini webcam, per il monitoraggio della fenologia su un caso specifico, ovvero a livello di una foresta di Larice, in Val d'Aosta. Un secondo obiettivo è stato quello di valutare le differenti strategie di filtraggio sulle stime delle time series di indici di cromaticità che sono derivati dall'impiego di queste immagini, appunto. L'ultimo punto invece è stato quello di sviluppare un metodo per valutare la variabilità spaziale della fonologia all'interno delle immagini e attraverso la time series. Appunto, il sito sperimentale è stato quello di Tornion, in cui vengono installato nel 2007 con il fine di monitorare i flussi di anidride carbonica tra l'ecosistema terrestre, in questo caso l'aceto e l'atmosfera. Negli anni si sono aggiunti diversi strumenti fino ad aver aggiunto nel 2010 una webcam tradizionale che normalmente viene utilizzata per sistemi di sorveglianza, quindi uno strumento relativamente poco costoso. Ed è appunto stato installato nel 2008, nel 2010 e permette l'acquisizione oraria di immagini webcam. Dall'acquisizione di queste immagini, il procedimento che è stato utilizzato durante lo svolgimento di questo lavoro è stato in primo luogo andare a valutare qual era la qualità dell'immagine. Era una qualità bassa, dato che si tratta di 0,3 megapixel di risoluzione e 8 bit. E di andare a cercare di fare un pre-processing per eliminare o ridurre degli effetti relativi alla saturazione dell'immagine, al rumore dovuto alla compressione dei file JPEG, alle condizioni di ombreggiamento che sono variabili all'interno della giornata, e appunto a ridurre anche gli effetti sulla te serie temporale delle condizioni meteo non ideali. A partire da un'area di interesse all'interno dell'immagine sono stati estratti degli indici di cromaticità, poiché si tratta di immagini RGB, si tratta di indici abbastanza semplici, il rapporto di un canale del verde, ad esempio, sulla brightness totale delle immagini, e un altro indice che si chiama Greenness Axis Index, presente in letteratura. Dunque, dal filtraggio delle immagini all'estrazione degli indici è poi seguito il filtraggio della time series che è stata ottenuta. Un filtraggio statistico relativo all'andamento della stessa. I filtraggi che sono stati applicati sono stati filtraggi appunto derivati da studi pregressi in letteratura che hanno portato a una pulizia della serie temporale. A partire da questo, attraverso l'utilizzo di un'interpolazione spline, è estratta l'andamento di una curva sulla quale sono stati effettuati dei calcoli per
trovare delle metriche relazionate alle diverse fasi fenologiche. In questa fase è stato essenziale il confronto con i dati di campo ottenuti da diversi operatori che ogni settimana e mezza vanno in campo, analizzano qual è lo stadio fenologico e la fase attuale, e dunque sono stati confrontati le metriche estratte, quali erano le metriche migliori che rappresentassero le diverse fasi. L'ultimo passaggio di questa prima parte di analisi delle time series è stata l'analisi poi spazializzata delle traiettorie di questi indici all'interno delle immagini, al fine di non andare a concentrarsi unicamente su una regione di interesse, ma di spazializzare in ottica pixel per pixel l'informazione ottenuta. A lato di questa prima parte è stato poi effettuato un altro lavoro testando Growing Season Index, che è sostanzialmente un modello in grado di rappresentare l'andamento della stagione fenologica attraverso variabili quali la temperatura minima, la pressione di vapore saturo e il fotoperiodo. Ci si è basati sull'applicazione di una specifica formulazione di questo modello presentata da Jolly nel 2005 ed è stata confrontata con un'altra variante dello stesso modello applicata e ottimizzata su un ecosistema alpino da Migliavacca nel 2011. Quello che differenzia questi due modelli è l'ottimizzazione dei parametri di input che permettono una descrizione più affidabile nel caso di Migliavacca 2011 perché è ottimizzato proprio su un ecosistema alpino simile a quello preso in considerazione. In ultima analisi sono stati confrontati le serie ottenute dalle immagini webcam degli indici di cromaticità con l'andamento di questo indice Growing Season Index. In conclusione si può affermare che l'analisi di immagini webcam è uno strumento sicuramente economico e di ampia diffusione e permette di ottenere informazioni utili e ad alta risoluzione temporale per il monitoraggio del ciclo fenologico. In più, il dato di partenza in questo caso era stato un dato di bassa qualità, poiché la webcam utilizzata, appunto, come detto, restituiva delle immagini di bassa qualità. In questo caso, quindi, i filtri che sono stati applicati sia sulle immagini sia sulla serie temporale sono stati utili perché hanno mostrato dei validi risultati anche nel confronto con gli indici del Growing Season Index. In più, tra le due varianti del modello del Growing Season Index, quello che meglio stima la durata del ciclo fenologico è quello presentato da Migliavacca nel 2008, sì, non era 2011, prima ho sbagliato. Entrambe le varianti comunque sono in accordo con l'andamento degli indici GI ottenuti dalla serie temporale delle immagini webcam. Infine, l'analisi della variabilità spaziale, e qui è riportata una sorta di mappa della senescenza, ha portato alla caratterizzazione spaziale del dato del ciclo fenologico e apre la strada a nuove applicazioni, permettendo di evidenziare aree interne anomale soggette appunto a un differente comportamento durante la stagione considerata. Basta, concludo così. C'è qualche domanda? Per la domanda venite qui al microfono. La mia domanda era molto banale, nel senso che sono a conoscenza di tutto il progetto che sta dietro, le collaborazioni con la Valle d'Aosta, con vari dottorandi, eccetera, in passato. E so che ci sono diversi siti, Tornione è solo uno dei tanti siti che erano stati utilizzati come test site per i modelli di fenologia, eccetera. Volevo chiedere se è previsto anche di fare un test del genere negli altri siti. So che c'erano dei siti a diverse quote che presentavano dei problemi diversi anche come fitting con i modelli a cui facevi riferimento. Se per caso si pensa di implementare, di continuare il progetto anche su questi altri siti. E come un'altra cosa è quando i rilievi a terra sulla fenologia si fanno su ogni singola pianta, invece in questo caso voi lo fate a livello di popolamento.
se avete già provato a fare effettivamente un'analisi pianta tu pianta, oppure a vedere se c'è una relazione tra le varie piante campionate a terra con questo approccio, se mi sai rispondere, sì, perché sì, non so sì. Di che parte ti sei occupato tu nello specifico. No, allora, dunque, per la prima domanda, si è utilizzato questo sito perché è un sito appunto che c'è da parecchio tempo, nel quale sono installati diversi strumenti di misura. E quindi è in grado di caratterizzare molto bene l'ecosistema che si sta andando a valutare. L'idea poi è ovviamente quella di utilizzare questi strumenti per un monitoraggio diffuso sul territorio. C'è già in ballo, diciamo, un'idea per il momento di utilizzare altre webcam che sono dislocate anche per altri motivi in valle, e andare allora ad analizzare anche semplicemente, che ne so, visto che magari alcuni questi puntano alla foresta, dall'alto sono, questa è la torre presente al sito, in cima alla torre c'è la webcam che guarda in basso. L'idea invece è utilizzare, magari ci sono diverse webcam installate presso le stazioni sciistiche, e l'idea è appunto di spazializzare questo dato, che rientra anche un po' nella logica Fenocam, che è un progetto internazionale in cui si cerca di monitorare la filologia attraverso le webcam in più punti. Questo è appunto cercare di validare un sistema per poi applicarlo in diversi luoghi. La seconda domanda era... Ah sì, ecco, giusto, adesso mi ricordo. Il campionamento a terra in realtà viene fatto su... è un sistema abbastanza complicato, ed è anche per questo che sarebbe utile creare uno strumento che ti permette in automatico di acquisire informazioni di questo tipo. Viene fatto su diverse aree campione e all'interno dell'area campione su diverse piante. Quindi poi l'informazione che si ha è un'informazione di diverse piante, e quello che si va a fare è sfruttare sia questa informazione sia una sorta di media interna all'area campionata, per poi quindi estrarre una data che è rappresentativa dell'ecosistema, non più della sola pianta. Quello che si vuole fare con la spazializzazione dell'informazione del ciclo fenologico è proprio questo, andare a valutare qual è invece, anche singolarmente pianta per pianta, il comportamento degli individui. Ad esempio questa, vabbè, è una mappa di senescenza del 2010 che riporta, esprimendolo in giorni dell'anno, la fine della stagione vegetativa, quindi della senescenza. Si può vedere, è un po' sporca e rumorosa perché è ancora in via di definizione questo procedimento, però come viene individuata ad esempio qua un'area in cui la senescenza avviene molto prima rispetto alle altre, ed effettivamente questa è una pianta che per l'anno 2010 ha mostrato un comportamento particolare, è ingiallita subito dopo l'inizio della stagione. E quindi anche per questo che è promettente cercare di andare ad analizzare pixel per pixel un'informazione della fenologia forestale. Passiamo al secondo intervento, che è la valutazione del prodotto satellitare di MP tramite misure in sito di produzione di biomassa nelle aree di savana saheliane. La presentazione la fa il dottor Nuntini. Grazie. Dunque, buongiorno a tutti, io sono Francesco Nuntini e sto seguendo un progetto di dottorato. Non trovo qua la mia presentazione. Eccolo qua. Dicevo, sto seguendo un progetto di dottorato presso il CNR di Milano sulle zone pascolive semiaride dell'Africa occidentale e in particolar modo della regione saheliana. In questa presentazione andrei inizialmente ad introdurvi quella che è l'area di studio di mio interesse, mostrandovi quelle che sono le sue caratteristiche e le sue forti problematiche, per poi mostrarvi in maniera più approfondita il lavoro che ho svolto nel corso di questi ultimi mesi. Il Sahel, quindi, è una regione che corre, diciamo, dal Senegal sino al Chad, per chi non lo sapesse, nell'Africa occidentale, ed è un'area che è sempre stata caratterizzata da una molto marcata variabilità climatica e dei grossissimi problemi di crisi umanitarie, e soprattutto legate a delle crisi di produzione di derrate alimentari. In questa zona le attività umane che si sono meglio adattate alla forte instabilità climatica sono quelle di un'agricoltura di sussistenza,
quindi soprattutto del miglio, assolutamente priva di qualsiasi tipo di attività agricola complessa, quindi come irrigazioni similari, e soprattutto una pastorizia transumante o comunque seminomade, la quale permette di spostarsi nel territorio seguendo quelle che sono proprio le variabilità climatiche. Questa regione ha subito una gravissima crisi umanitaria dagli anni 60 agli anni 80, causata da una prolungata siccità, e dopo questa siccità vi è stata in realtà una ripresa del sistema Sahel causato da un incremento delle piogge. Nonostante questa ripresa del sistema saheliano, che è stato denominato come greening in letteratura scientifica, permangono nell'area delle problematiche di insicurezza alimentare e umanitaria. In questa immagine vedete un bollettino che fa riferimento al 2009, e queste sono delle zone disposte lungo la fascia saheliana dove vi sono delle problematiche di insicurezza alimentare. Quindi in questo ambito, in questo framework, si delinea questo lavoro, che nel particolare è stata la valutazione di questo prodotto satellitare di EMP, Dry Matter Productivity, utilizzando una serie di dati di campo di biomasse di savana in due aree e test, una in Senegal più ristretta e un'altra su una zona molto più ampia in Niger. Potete farlo notare come in Niger tutti questi siti di campionamento di biomassa si dispongano lungo la fascia sahariana pascoliva, che forma una sorta di bordo rispetto al deserto del Sahara. Nel Senegal abbiamo a disposizione sia i dati di biomassa erbacea che i dati di biomassa arbustiva, mentre in Niger unicamente i dati di biomassa erbacea. Questo prodotto quindi satellitare DMP che vi vado a presentare è un prodotto di stima della biomassa vegetale in chilogrammi ettaro, quindi che può dare un interessante contributo per il monitoraggio di queste aree. È un prodotto che si basa sull'approccio arcinoto di Monteith, che è stato sviluppato negli anni 70, secondo il quale la produzione di biomassa vegetale dipende unicamente dalla radiazione incidente e da una serie di fattori limitanti. Secondo l'approccio di Vito in Belgio, che ha implementato questo modello circa 10 anni fa, la produzione di biomassa dipende dalla radiazione incidente, ovviamente, dalla temperatura e dall'FAPAR. Notate subito che quindi nell'approccio di Vito non è presente la variabile della disponibilità idrica, e questo molto probabilmente porta a dei problemi per delle zone semiaride come quella saheliana, come vedremo poi guardando i dati. Per quanto riguarda i metodi, un interessante aspetto del DMP è quello di essere un prodotto decadale. In questo grafico possiamo vedere quella che è la tipica produzione di biomassa vegetale in una zona saheliana, con una lunga stagione secca dove la regione è sostanzialmente desertica, e con una breve stagione in cui si produce gran parte della biomassa erbacea o comunque vegetale. Per poter confrontare questo prodotto decadale con i dati di campo, che sono chiaramente dei dati puntuali dal punto di vista temporale, si sono processati i dati di DMP sul cosiddetto periodo JASO, cioè da luglio ad ottobre, ottenendo quindi un proxy della produzione di biomassa annuale vegetale. Questo proxy è stato quindi confrontato con i dati di campo che abbiamo a nostra disposizione. Veniamo quindi ai primi risultati che abbiamo ottenuto. In questa mappa potete vedere quali sono i valori medi di DMP sull'intera zona del West Africa. Questi valori si muovono da circa zero sulle regioni sostanzialmente desertiche sino a 10.000 kg ettaro sulle regioni invece di foresta. Vi è una decisa incoerenza in quest'area. Queste sono zone comunque forestate sul Golfo di Guinea, dove però i valori del DMP sono troppo bassi, questo perché l'elevata copertura nuvolosa inficia la bontà dei dati telerilevati in quest'area. Comunque le nostre zone di interesse sono quelle indicate nei due box dove abbiamo i dati di campo, e le prime analisi che abbiamo condotto ci mostrano che per quanto riguarda i siti in Niger vi è una correlazione
vasta tra il dato stimato e il dato misurato, anche se comunque significativa. Possiamo vedere come i valori del DNP sono all'interno dello stesso range dei valori di campo, ovvero che vanno da circa 0, quindi su zone sostanzialmente di suolo nudo, sino ad un massimo di 3.000 kg ettaro di produzione annuale. Viceversa, per i dati senegalesi, che vediamo nel secondo scatter plot, questo qua, non vi è alcuna correlazione significativa fra il dato stimato e il dato misurato. Vi ricordo però che in Senegal abbiamo a disposizione due tipi di dati, sia quello arbustivo che quello erbaceo, e scorporando la componente arbustiva, quindi prendendo in considerazione soltanto la produzione erbacea in questa regione, la correlazione con il dato stimato del DNP, seppur sempre bassa, diventa perlomeno significativa. E questo sottolinea un problema che in realtà era già stato indicato da altri autori proprio per il Senegal, cioè che è molto complicato monitorare la risorsa pascoliva in aree che hanno una grossa incidenza di arbusti e alberi, ovviamente. Le regioni, i siti in Niger si trovano leggermente più a nord, sono leggermente più vicine al deserto del Sahara, quindi hanno una minore incidente di arbusti e alberi, soprattutto acace in questa regione. Potete comunque notare come vi è una altissima variabilità dei dati, come si vede in questi due scatterogrammi, e per cercare di districarci ho quasi finito e per cercare di districarci in questa elevata variabilità dei dati abbiamo introdotto una serie di variabili categoriche per cercare di vedere se queste possono aiutarci a spiegare la correlazione tra i dati. In particolar modo abbiamo preso in considerazione le variabili dei siti, delle differenti classi di isoieta e delle differenti annate. Per quanto riguarda il Senegal, non vi è alcuna influenza statisticamente significativa di queste variabili categoriche sulla correlazione fra i dati, quindi fra il DNP e il dato misurato in campo, mentre in Niger vi è una influenza statisticamente significativa della variabile delle isoiete. Vi mostro in particolare in questa serie di scatter plot, potete vedere come varia la correlazione fra i dati a seconda delle differenti classi di isoiete. Vedete sulla sinistra sono i siti che si trovano più a nord, con una pluviometria compresa fra i 200 e i 250 mm annui, quindi sono zone veramente semiaride, dove è più alta la correlazione fra il dato stimato e il dato misurato. Questa correlazione decresce fortemente spostandosi verso le zone più a sud, relativamente più a sud, dove vi è una minore correlazione fra i dati e inoltre incrementa la sovrastima del DNP. Infatti potete vedere da questi scatter plot che vi è perennemente un bias di circa 500 kg ettaro di produzione annuale. E questo primissimo risultato, diciamo, che ci indica come il modello utilizzato per la stima del DNP possa essere implementato inserendo all'interno dell'algoritmo la variabile della disponibilità idrica. Quindi, concludendo velocemente, il DNP può darci sicuramente un contributo molto interessante per il monitoraggio di queste aree, che sono zone molto ampie e dove sono veramente molto scarsi i dati di campo. L'informazione in chilogrammi ettaro, in particolar modo rispetto ad altri prodotti come un banalissimo NDVI, ci dà una informazione che anche dal punto di vista agronomico è particolarmente interessante. Sicuramente però questo modello non è sufficientemente accurato per una zona semiarida, e molto, molto probabilmente il fatto che all'interno dell'algoritmo non sia inclusa la variabilità della disponibilità idrica, che in questa zona sono essenzialmente le piogge, porta a dei sicuri problemi. Del resto questo modello, che è stato sviluppato in Belgio, è stato anche validato in Belgio, quindi una regione dove le piogge non sono un significativo fattore limitante in zone naturali, ma invece lo sono
le temperature, che infatti invece sono incluse all'interno di questo algoritmo. E quindi sicuramente uno dei futuri lavori sarà quello di cercare di inserire la variabilità delle piogge all'interno di questa stima satellitare. E ho concluso. Grazie, c'è qualche domanda? Allora, ne ho una io. Diciamo, come sviluppi futuri? C'è già qualche ricaduta nei paesi in cui avete fatto i test? Pensate che sia facilmente replicabile e riutilizzabile anche in maniera pratica? Ma allora, questo prodotto viene già attualmente usato in Niger, da questa agenzia Azione contro la fame, che già adesso utilizza il DMP per avere un'idea di massima su come sta andando la stagione nell'area, perché chiaramente non è possibile controllare contemporaneamente una zona così vasta. Però sicuramente per un monitoraggio più accurato serve un prodotto che abbia una forza molto maggiore. Ok. E un'altra curiosità, avete mai pensato di studiare le possibili variazioni sulla base di simulazioni di cambiamento climatico? Ah, sì, certo, però per poter delineare scenari futuri è sicuramente un aspetto molto interessante, però anche qui dobbiamo avere in mano, diciamo, un prodotto che ci dia una stima un po' più accurata, sicuramente, però sicuramente è un altro aspetto di interesse. Ok, grazie. Allora, per la terza presentazione è arrivato qualcuno? Immagino di no. Passiamo allora all'ultima presentazione, che è analisi delle relazioni tra struttura forestale e del paesaggio per la conservazione della pseudomacchia del Parco regionale dei Colli Euganei. La presentazione viene fatta dal dottor Lingua. Benissimo, buongiorno a tutti. Quindi questa sarà l'ultima presentazione dell'ultima sessione dell'ultimo giorno della Zita. Passiamo dall'Africa e prima dalla Valle d'Aosta, invece nel nord-est, quindi siamo in Veneto. E vi presento un piccolo progettino che abbiamo condotto nel Parco regionale dei Colli Euganei, nei pressi di Padova, nello specifico riguardante la pseudomacchia, che è un tipo forestale presente nel parco, che copre soltanto il 2% del parco, solo 110 ettari sono presenti all'interno di questo parco, ma è una formazione molto importante perché è una formazione praticamente relitta, è un paleoclimax, no? Lo troviamo solo nelle stazioni più calde, esposte a sud, e viene proprio chiamata pseudomacchia perché non ha le caratteristiche della vicina macchia mediterranea, ma mancano certi elementi che sono più classici della macchia mediterranea. Quindi viene definita appunto come pseudomacchia mediterranea. Perché questo lavoro? L'idea ci è venuta consultando lavori precedenti fatti nel parco, però a livello veramente di paesaggio, quindi tutte le componenti forestali del parco, con le classiche analisi di landscape ecology, di struttura del paesaggio. Quello che volevamo fare noi invece è andare a individuare le relazioni tra la struttura forestale e la struttura a livello di paesaggio, ma per un singolo tipo forestale, e mettendo in relazione le singole caratteristiche delle singole patch con la struttura forestale, mentre in genere questi lavori vengono condotti a livello di paesaggio. Quindi, per fare un esempio, se si parla di shape index si fa riferimento al mean shape index, cioè la media di tutti, l'indice di tutte quelle patch di quella classe. Ad esempio, in questo caso noi abbiamo mantenuto sempre distinti i risultati tra patch e area di saggio. Ma nel dettaglio, vedete qui la struttura un po' del nostro lavoro, è stato prima di tutto quello di individuare i popolamenti di pseudomacchia all'interno del parco, e in base a questo abbiamo ritrovato un certo numero di patch da cartografie precedenti, quindi partendo dalla tipologia forestale del parco, dalle carte dell'habitat del parco, in quanto è in una zona SIC ZPS. All'interno di queste patch, in ambiente GIS, abbiamo individuato dei punti di campionamento, casuali ma con dei limiti, quindi il punto doveva ricadere almeno a 25 metri dal confine della patch, i punti dovevano essere distanti fra di loro almeno 120 metri,
E in questo modo abbiamo ottenuto 25 aree di saggio all'interno di 11 patch. 11 patch che sono molto poche, ma effettivamente, avete sentito prima, 110 ettari sono una parte esigua della copertura forestale del parco. Fatto questo, identificate le aree da andare a campionare, l'analisi ha preso due strade differenti. Una ha analizzato la componente a livello, diciamo, di paesaggio e l'altra è andata in campo a studiare la componente a livello di struttura forestale. Quindi, seguendo in alto a destra, vedete l'analisi della struttura forestale, i rilevatori sono andati con un GPS e hanno individuato il punto che era stato individuato in ambiente GIS a tavolino, hanno insediato un'area di saggio. L'area di saggio era concentrica, quindi all'interno di un'area con raggio di 6 metri sono fatti tutti i rilievi della rinnovazione, e nell'area invece di 12,5 metri di raggio, e questo vi fa capire perché si erano scelti 25 metri di distanza dal bordo, quindi avere almeno un buffer di altrettanti 12,5 metri rispetto al limite dell'area, sono stati invece fatti tutti i rilievi delle piante arboree, con un telemetro laser, col True Pulse, quindi ogni elemento è stato poi mappato e di ogni individuo sono stati rilevati i classici parametri dendrometrici, quali l'altezza, il diametro, il raggio di incidenza della chioma nelle quattro direzioni, la profondità di chioma, ovviamente la specie, eccetera. Tutto questo è entrato in un database per cui per ogni punto c'erano queste informazioni e sono state poi assegnate alla patch di riferimento. Specie di riferimento che è stata invece analizzata poi con gli indici di Landscape Ecology, le Landscape Metrics, con sia indicatori di configurazione, quindi classiche superfici, perimetro, oppure quelli di forma, quindi la complessità della forma, shape index, la dimensione frattale, e anche indicatori di distanza, cioè la distanza minima tra queste patch. In realtà abbiamo testato e utilizzato molti indicatori, in questo caso presentiamo poi soltanto alcuni i risultati principali di quelle che effettivamente hanno dato un risultato, in quanto, come sapete, possiamo anche usare tantissimi indicatori, ma spesso poi sono autocorrelati e in realtà sono derivati dalla stessa variabile, che non è nient'altro che l'area e il perimetro, magari rapportate in diversi modi, ma alla fine i dati di partenza sono sempre quelli. E ultimo step è stato quello di incrociare il dato, quindi l'analisi strutturale con l'analisi a livello di area. Qual era l'obiettivo? Era proprio capire se c'era una variabile o che potevamo utilizzare anche nella gestione, no? Diciamo una variabile target che ci poteva segnalare dei casi in cui intervenire con la gestione per mantenere la struttura forestale, quindi la presenza di pseudomacchia all'interno del parco. Brevemente, qui è rappresentato il grafico della PCA, i risultati principali sono stati quelli di mettere in relazione effettivamente la distanza come il parametro fondamentale per mantenere delle patch di pseudomacchia che possono essere ascrivibili a questa categoria. Cosa vuol dire? Vuol dire che il punto fondamentale, critico per questa formazione, è la frammentazione del suo habitat, in quanto le aree sono sempre più piccole, sempre più lontane, distanti tra di loro, soprattutto a livello di rinnovazione si è visto che c'è un problema della presenza di erica arborea, che è l'elemento fondamentale della pseudomacchia, infatti è indicato qui in quanto utilizzato un po' come specie chiave, perché è quella derivata da tutte le correlazioni precedenti, che effettivamente descritto maggiormente la pseudomacchia, diciamo la conservazione della specie di pseudomacchia. Un'altra cosa è anche importante vedere come le patch grandi e anche quelle anche abbastanza più complesse come forma, ma che in realtà sono un elemento abbastanza correlato tra di esso nel parco, sono quelle in cui la formazione è maggiormente conservata, in quanto sono effettivamente le formazioni impenetrabili, molto dense, con elevati aree, ad esempio area basimetrica, come potete osservare, e in cui effettivamente la componente di erica arborea riesce a mantenersi e quindi a non subire la competizione delle altre specie, che sono quelle derivanti dalle patch limitrofe che cercano di insediarsi all'interno della formazione pseudomacchia. Quindi banali, semplici indicazioni che arrivano da questi dati sono quelle di cercare di indirizzare la gestione intanto nel mantenere le poche patch grandi che si sono conservate,
ridurre le distanze, molto difficile nel breve termine, ma almeno mantenere le distanze attuali, quindi lavorare molto sul limitare della frammentazione di quest'habitat e eventualmente cercare di creare delle patch magari artificiali che facciano da ponte tra due patch differenti. Chiaramente è un lavoro che in questo momento dal punto di vista gestionale deve essere fatto attivamente con un investimento di risorse, in quanto questa formazione è arrivata fino ai giorni nostri, perché con i disturbi naturali, ad esempio con il fuoco, era una formazione e specie che erano effettivamente ben adattate a ritornare subito in presenza di questo disturbo, quindi con elevata resilienza, mentre con chiaramente la densità di popolazione che ormai ci ritroviamo nel nord-est e intorno al parco, il fuoco è stato eliminato chiaramente dal sistema naturale, e quindi ormai non c'è più nient'altro che possa mantenere questa formazione se non l'intervento attivo dell'uomo con la gestione selvicolturale, ad esempio con delle ceduazioni intense, brevi, che permettano alla pseudomacchia, quindi nelle componenti di erica e corbezzolo, di mantenersi ed essere molto più competitive nei confronti della rinnovazione delle altre specie che invece tendono di occupare questa superficie. E con questo concluso, grazie. Domanda? No? L'ultima sessione? Ok, io diciamo una piccola curiosità. Certo. Diciamo, per i campionamenti che avete fatto a terra, pensate fossero sufficienti? Poteva cambiare il risultato se ne facevate di più, o avete raggiunto già un risultato sufficientemente stabile? Allora, questo in effetti è un punto un po' cruciale, soprattutto che ci siamo chiesti all'inizio quando abbiamo cominciato il campionamento, perché effettivamente la mia idea è di farne molti di più, ma cominciando a mettere delle limitazioni, soprattutto per non avere delle contaminazioni sul bordo, quindi su delle componenti delle altre formazioni forestali all'interno delle pseudomacchia, che quindi 25 metri dal bordo non è molto, e i 120 metri tra i due punti era per cercare di catturare la variabilità all'interno della patch, ma soltanto in una patch abbiamo avuto tipo 5 punti di campionamento, in tutte le altre erano quasi uno oppure due. E tra l'altro all'inizio erano di più i punti che avevamo individuato, ma quando poi abbiamo visitato queste patch all'interno del parco, alcune non erano più ascrivibili alla pseudomacchia, in quanto magari erano già delle situazioni borderline 10 anni fa, quando è stata fatta questa cartografia, ormai erano contaminate da robinia, castagno, eccetera, altre specie, e altre invece erano completamente errate, quindi già ai tempi quelle patch erano state ascritte alla categoria in modo errato, perché effettivamente sono piccole situazioni e possono essere state anche magari erroneamente ascritte a quel tipo forestale. E quindi se aumentavamo la densità di punti all'interno delle patch, effettivamente erano quasi sovrapposte e abbiamo valutato come sufficiente il numero che abbiamo rilevato. Del terzo intervento non è arrivato nessuno, quindi chiudiamo questa sessione. Grazie per l'attenzione e ci si vede alla prossima edizione di Asita.